Hai alzato il volume, ok? Ok, direi che possiamo chiamare, così iniziamo a sentire. Allora, Luca, India Romeo 0, India Sierra Sierra, da Italia Kilo 1 Sierra Lima Delta, stazione in settimo in planetario di Torino per la scuola di settimo torinese e la scuola Don Milani di Monza. Se mi ascolti, Luca, over. Ok, India Romeo 0, India Sierra Sierra, Italia Kilo 1, Sierra Lima Delta. Buongiorno Luca, ciao, qui dal planetario di Torino apriamo ora la comunicazione, siamo pronti per la prima domanda, ok Luca, te over. Buongiorno, andate con la prima domanda, sono pronto. Ok, passo la linea a Monza dove Luca ti farà la prima domanda, a te Luca. Luca, quando decidi di diventare un astronauta? Over. Buongiorno, in realtà non ho deciso di essere un astronauta, noi sogniamo di essere un astronauta da sempre e poi nel maggio del 2008 quando l'Agenzia Spaziale Europea ha fatto la call per application, quindi ha mandato un bando di concorso, ha aperto un bando di concorso per astronauti, io ho pensato di partecipare, quindi direi che tutto il percorso è nato lì nel 2008, però in realtà io ho sempre lavorato durante la mia vita con l'idea di poter diventare un giorno astronauta. Luca, solo un attimo, il Capone SLD, sei disponibile per la seconda orbita, over? Spero di esserci, dipende un po' dalle attività che abbiamo a bordo, ma possiamo provare. Ok, grazie mille. Allora, seconda domanda qui dal planetario. Ciao, sono Giulia. Qual è stata la cosa più bella che hai fatto nello spazio? Over. Ciao Giulia, per me è molto difficile mettere le cose in graduatoria, dire qual è più bello, qual è più interessante, qual è più entusiasmante. In realtà tutto quello che faccio qui nello spazio per me è bello, interessante, entusiasmante, perché è visto in una prospettiva completamente diversa. È come se io ti chiedessi cos'è più bello, andare al mare, andare a Luna Park, andare in montagna, andare a sciare, sono tutte cose belle che hanno un gusto particolare per motivi diversi. Over. Ciao, sono Ashley. Perché hai deciso di andare nello spazio? Over. Ciao, il motivo che ho deciso di andare nello spazio è perché mi ha sempre affascinato l'ignoto, le cose che non sappiamo. Lo spazio è un universo da esplorare, di cui sappiamo ancora ben poco, e quindi questa cosa mi ha sempre affascinato e volevo metterci dentro un po' la mia potenzialità e il mio sogno e le mie capacità. Ciao, sono Aurora. Qual è la prima cosa che hai fatto quando sei arrivato sulla ISS? Over. Ciao Aurora, la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato è stato fare il controllo della tenuta stagna dei portelloni della stazione e della mia navetta. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista invece umano, la prima cosa che ho fatto è salutare i miei amici che erano già a bordo e che mi aspettavano. Over. Ciao, sono Andrea. Da quanto tempo sei là? Over. Ciao Andrea, buongiorno. Io sono qui da 87 giorni. Sono arrivato il 20 luglio di quest'anno. Over. Buongiorno Luca, io sono Giuseppe. Nella ISS si capisce dove il basso e dove l'alto? Over. Ciao Giuseppe, nello spazio non ha importanza la direzione relativa alto, basso, destra, sinistra. Quello che è importante è avere invece dei punti di riferimento, quindi la stazione che di fatto è orientata in modo da avere avere delle direzioni, perché è più facile lavorare in questo modo e anche più facile orientarsi. Quindi sì, a bordo della stazione è facile orientarsi, quando siamo fuori sappiamo che sotto di noi c'è la Terra, quindi anche lì sappiamo esattamente dove trovarci. Over. Ciao, sono Gabriele. Per quanto tempo resterete nello spazio? Over. Ciao, le missioni hanno diversa durata. La mia, questa qui, è di 200 giorni, 202 giorni per esattezza, mentre la prima missione che ho fatto era di 166. Ma a bordo con me c'è una ragazza, Cristina, che farà 330 giorni a bordo, e un collega che è arrivato con me che ne farà circa 270. Over.
Buongiorno, sono Gaia. È facile ambientarsi nella Stazione Spaziale Internazionale? Ciao Gaia, che bel nome. È facile una volta che ti abitui a come è fatta la costruzione. Noi ci addestriamo per tanti anni a terra, quindi abbiamo già un'idea molto chiara di come è disegnata e come è costruita la stazione. Quindi quando siamo dentro sappiamo come orientarci. Ogni tanto se siamo molto indaffarati è facile sbagliare direzione. Quando siamo fuori diventa molto più difficile, perché se siamo al buio può essere difficile orientarsi. Over. Ciao, sono Giorgia. Quanto tempo ci vuole per arrivare sulla stazione spaziale? Over. Ciao, buongiorno. Ci vogliono 8 minuti e 48 secondi per entrare in orbita e poi ci vuole da un minimo di due orbite, quindi circa 3 ore per arrivare a bordo, fino a 4 orbite, che sono circa 6 ore, quindi da 3 a 6 ore in totale. Over. Ciao, sono Samuele. Il cielo visto dall'ISS è nero? Over. Sì, è nero, ma è pieno, pienissimo, strapieno di stelle. Over. Ciao, sono Eleonora. Come dormi nella navicella? Over. Ciao, sono Eleonora. Come dormi nella navicella? Over. Buongiorno Eleonora. Si dorme bene, e il modo in cui dormiamo è che abbiamo dei sacchi a velo che sono agganciati alle pareti della stazione, e noi galleggiamo all'interno di questo sacco a velo in modo da poter dormire, ma senza cuscino ovviamente. Non abbiamo cuscino, non abbiamo materasso, non abbiamo nulla, abbiamo soltanto il sacco a velo che galleggia all'interno. Cover. Sono Federico, cosa ti sei portato a bordo della ISS? Over. Buongiorno Federico, in realtà non mi sono portato molte cose, perché a bordo della stazione abbiamo già tutto, abbiamo vestiti, abbiamo il cibo. Quello che mi sono portato sono alcune cose personali, delle piccole foto, dei piccoli regali per le mie figlie e per gli amici quando tornerò a terra. Over. Ciao, sono Eleonora. Cosa fate nel tempo libero? Over. Ah, Eleonora, ma la cosa più bella forse che tutti fanno, la cosa più comune da fare è guardare dalla finestra, guardare la terra e osservare il mondo. E facciamo tante foto, facciamo dei filmati, registriamo filmati per voi, per i bimbi, per i ragazzi, per tutti, per fare conoscere un po' il mondo dello spazio. Oppure a volte facciamo giochi che possiamo fare solo qui sulla stazione, giusto per cambiare un po' l'atmosfera. Over. Ciao, sono Eliana. Avete mai provato a giocare a calcio sull'ISS? Over. Ciao, sì, durante... proprio a calcio no, abbiamo provato con dei provi da calcio a fare un po' di passaggi quando ci sono stati i campionati mondiali, credo l'anno scorso. Io non sono appassionato di calcio, e il mio collega Alex Gers era qui a bordo e insieme ai suoi colleghi avevano un pallone e hanno provato a giocare un po'. Over. Ciao, sono Massimo. Come ci si sente a guardare la Terra dalla navetta spaziale? Over. Ciao, come ci si sente a guardare la Terra dalla stazione spazio internazionale? Ci si sente molto molto piccoli, molto piccoli e molto fortunati di avere un pianeta così bello, e a volte ci si sente anche un po' impotenti, perché sembra che questo mondo così bello stiamo cercando di distruggerlo senza pensare che non ci appartiene e appartiene invece al futuro. Over. Ciao, sono Diego. Riuscite a vedere le stelle e riconoscere le costellazioni? Over. Ciao Diego, quando siamo nella fase notturna dell'orbita, quindi quando non siamo illuminati dal sole, riusciamo a vedere benissimo le stelle, ne vediamo tantissime perché siamo fuori dall'atmosfera, e le costellazioni principali, se siamo abbastanza esperti, riusciamo certamente a riconoscerle. Over. Allora sentiamo soltanto quando rientriamo, perché l'atmosfera diventa una specie di freno che ci rallenta e ci frena appunto dalla velocità in cui siamo, che è di circa 28.000 km all'ora, ci permette di rallentare fino alla velocità di apertura del paracadute, circa 400 km all'ora. Noi da qui dallo spazio non la percepiamo l'atmosfera, la vediamo e basta. Al rientro invece diventa questo freno appunto. Over. Ciao, sono Alice. A quale velocità viaggiate e quanto è il Bietramonte vedete in 24 ore?
Alice, noi viaggiamo, come dicevo prima, a 28.000 km l'ora, 8 km al secondo. In 24 ore, se stessimo sempre alla finestra, vedremmo circa 15 o 16 albe e tramonti. Over. Ciao, sono Aladdin. È pesante la vostra città spaziale? Over. Allora, la nostra ruta spaziale sulla Terra peserebbe circa 200 kg, fortunatamente qui a bordo è senza peso e quindi no, non ha un peso, però ha una massa, il che vuol dire che quando ci spostiamo cambia dentro lo scafandro cambia un po' il modo in cui ci dobbiamo muovere. Over. Ciao, sono Ginevra. Fa freddo lassù? Fa freddo nello spazio? Over. Ciao Ginevra, a bordo della stazione abbiamo una temperatura regolata, abbiamo dei condizionatori che ci permettono di mantenere una temperatura abbastanza stabile. Fuori alla stazione, quando siamo nella fase notturna dell'orbita, siamo a circa meno 150 gradi di temperatura di superficie, e quando siamo al sole più 150 gradi, quindi un'escursione termica di circa 300 gradi tra la notte e il giorno. Over. Sono Giorgia, qual è stato l'astronauta più giovane ad andare sullo spazio? Over. Ciao Giorgia, l'astronauta più giovane è stato un americano che aveva 26 anni, se non sbaglio, ma io non sono un esperto di storia spaziale, è facile trovarlo magari facendo una ricerca su internet, ma era intorno, In questo momento abbiamo perso il collegamento, come vedete che non ce l'abbiamo più in acquisizione, c'era ancora Monza, l'ha avuto per qualche secondo in più. Non resta che attendere la seconda orbita, come tenterà di fare il possibile per essere nuovamente presente, almeno tutti i ragazzi possono fare la domanda. Sei in gamba, non bisogna chiamare, prima di chiamare bisogna informarsi, adesso stavo parlando con le scuole, è un po' disturbato, bravo. Sì, Gian Pietro, perfetto. No, l'ho registrato, l'ho messo. Gian Pietro, mi ascolti? Sì, potete dire lo schiacci della radio? Se no, chi disturba? Passa tutto. Sì, noi abbiamo chiuso diciamo l'audio della radio, quindi non so se c'è qualche altra stazione collegata che ha ancora l'audio aperto. Sì, a te Gian Pietro. Forse Casale, non so, però sì, continuavo a avere lo squelce che mi ha coperto la tua voce e non ascoltavo nulla. Adesso è chiuso, ok, adesso è buono. Bene, direi che per ora è stato un successo, quindi benissimo. Luca ci ha dato una possibilità di tornare alla prossima orbita, quindi diciamo che restiamo in attesa e ci riproviamo all'orbita successiva. Quindi Gian Pietro, ripartiamo dalla vostra ultima domanda che non è avuto risposta, così mi sembra che sia la 21 se non erro, quindi tanto aprite voi il collegamento, partite con la 21 e poi andiamo fino al termine, ok? Ok, va bene. Allora un bel applauso per tutti. Gian Pietro, dal momento che le domande poi ancora da fare a Luca saranno poche, quindi avremo tutto il tempo, se lui ritorna alla radio, di salutarlo, puoi fare un applauso da tutti i due siti sì. coinvolti, ok? Sì, certo, certo. Benissimo. Certo. Ok, direi non restiamo in teleconferenza, ci riascoltiamo tra un po'. Alle ore 13.14 ci sarà l'altro collegamento, quindi ritenteremo. Ok, a dopo Claudio, complimenti anche a voi, ci sentiamo dopo. Ok, se volete ricollegarvi circa 20 minuti prima, come abbiamo fatto 20 o 25 minuti sì, prima, come ora, noi sì. riapriamo il collegamento. Benissimo, a dopo, bene, buon a lavoro dopo. A tutti. Grazie ciao. Claudio. Grazie. Prego, ciao. Ok, facciamo, dato che siamo in diretta streaming, tutti i ragazzi che c'erano qua, fate un bel saluto. Ok, siete pronti? Saluto a tutti, così ci vedono anche su internet, in streaming. E allora, chi è rimasto a fare ancora, deve fare le domande, preparatevi ancora e dopo ci riproviamo. Ok. Benissimo.
pausa. Adesso dobbiamo attendere circa un'ora e mezza che la ISS farà un'orbita completa attorno alla Terra e sarà nuovamente, vedete, l'orbita prossima sarà più a nord rispetto alla nostra posizione, quindi leggermente proprio al centro dell'Europa praticamente. Claudio, tutti quanti, sia primaria che secondaria di primo grado, state seduti, vi chiamiamo gruppo per gruppo per andare a fare pranzo. I primi saranno la primaria dei militari, quando ve lo dirò, sì. Claudio, mi senti? Sono Paolo. Un attimo solo. Appunto seguiranno le medie per andare a fare pranzo. Seguite le nostre indicazioni, grazie. Tra mezz'ora circa siamo di nuovo in planetario, quindi dobbiamo fare le cose velocemente perché in circa mezzogiorno e mezzo siamo in planetario. In realtà ci inseguiamo, chi era qua, tra di là e dice. Va bene, volevo ringraziare, ma ringrazio dopo, dai. Va bene, allora se siamo ancora tutti qua, io volevo ringraziare tutti. Allora, a cominciare dai radioamatori che sono stati davvero eccezionali. Ieri hanno lavorato tutto il giorno, dal mattino presto alla sera tardi, per permettere questo collegamento. Grazie, a nome di tutti noi davvero. Per disattivare il tuo microfono, premere asterisco 1. Per mantenere la connessione della conferenza, premere asterisco 2. Per contare il numero di partecipanti, premere asterisco 3. Volevo ancora ringraziare il planetario e tutto il personale del planetario per aver reso possibile questo evento, per averci ospitato e per la professionalità. Davvero grazie di tutto. E grazie a tutti i ragazzi che sono qui per aver partecipato, numerosi, e grazie agli insegnanti e ai miei colleghi perché mi hanno sostenuta, hanno partecipato davvero con entusiasmo a tutto questo. Spero che vi siate emozionati insieme a me e speriamo di emozionarci ancora nella prossima orbita. Veramente, grazie. Volevo salutare tutti i ragazzi, veramente avete fatto un lavoro eccezionale, spero veramente che riusciate tutti a fare le domande che dovete ancora fare, in particolare ringrazio la scuola per questa iniziativa che è stata veramente emozionante e i radioamatori, perché sinceramente non pensavo che fosse possibile veramente parlare così con una stazione spaziale da parte dei radioamatori, quindi da parte di persone sicuramente esperte, ma per me rimane sempre il fatto dello spazio, di parlare nello spazio, una cosa veramente eccezionale. Quindi veramente grazie per il vostro lavoro, grazie per essere qui a tutti e per essere al planetario di Torino, che però noi siamo molto orgogliosi che si trovi nel comune di Pino Torinese. Grazie. Grazie a voi. Noi abbiamo fatto parecchi, cioè, come stazione Telebridge, tra backup di scuole, con la missione di Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Paolo Nespoli e di tutti gli altri astronauti stranieri, siamo a oltre 160 eventi che abbiamo, diciamo, seguito, dei quali quasi una settantina ufficialmente richiesti da ARIS e NASA, quindi abbiamo dato la possibilità a parecchie scuole a livello mondiale, con i colleghi radioamatori nel mondo e le altre 8 stazioni Telebridge che esistono a livello mondiale tra Australia, Argentina, Europa e Stati Uniti, abbiamo permesso a più di 1000 scuole di organizzare appunto 1000 eventi dal 2001, quando la stazione spaziale è stata messa in orbita, dal 2001 ad oggi. Quindi per noi è un onore, diciamo, potervi permettere di parlare con gli astronauti, una passione che abbiamo da tantissimi anni, e quindi grazie a voi, ecco, di aver partecipato anche. Davvero avete acceso una scintilla in noi, quindi vediamo gli occhi di questi ragazzi illuminarsi, grazie, davvero. Abbiamo avuto dei casi con dei colleghi di Roma, ok, e sopra anche nel sud Italia, che dopo un collegamento fatto così di ARIS, qualcuno è stato ritrovato dopo una decina d'anni, allora avevano tipo 11-12 anni, è stato rivisto che avevano 22-23 anni, laureati, e che lavoravano in ambito spaziale o in ESA o a ASI e così via, o addirittura alla NASA. Quindi quella è stata una scintilla che, dopo aver parlato con un astronauta americano o l'astronauta italiano, hanno avuto modo poi
poi di andare veramente a lavorare anche loro a contatto con queste persone, quindi sì, importantissimo. Per contatto radio Aris sul conto, giusto? Ci vuole prove di chiamata. Luca che ascolta. Over, è giusto. Due minuti. Speriamo Luca si sia sganciato dal suo tapirulan e stia volando in questo momento tra un modulo e l'altro per raggiungere il modulo Zarya, che è il modulo russo, dove è presente proprio la stazione radio a bordo della stazione spaziale. Un minuto. Ok. 30 secondi, passiamo quindi il microfono a Monza e in bocca al lupo, quando volete a vostra discrezione andate con la chiamata. Ok, 20 secondi all'acquisizione. Ok, vado con la chiamata. IR0 ISS dei IQ2MZ. Luca, ci sei? Ci ascolti? Over. IR0 ISS dei IQ2MZ per Aris School Contact. Luca, ci ascolti? Over. Bentornato di nuovo, Luca, in attesa di un buon audio, ripartiamo dalla domanda numero 22. Ok, andiamo avanti, curva 90. Buongiorno, sono Fabio. Quando potrò partire anche io per la stazione spaziale? Over. Sarà sicuramente interessante. Over.
Martina, cosa si trova a stare nello spazio? Over. Ciao, è una cosa molto difficile, perché vivere nello spazio coinvolge tutti gli aspetti della vita. Non è soltanto guardare fuori la finestra, ma è vivere in questo mondo, lavorare in mangiare, fare sport in assenza di peso, confrontarsi all'interno di un rapporto di relazioni con le persone intorno a te in un ambiente internazionale. Quindi davvero, come si fa a descrivere in poche parole quello che si prova? A me piace tantissimo, mi sembra bellissimo poter lavorare in un ambiente così diverso, così unico, ed è per questo che gli astronauti amano volare nello spazio. Ciao, sono Claudia. Cosa si prova a toccare il suolo terrestre dopo essere stati nello spazio? Over. È una grandissima gioia, perché toccare il suolo vuol dire sentirne con le proprie mani le sensazioni, sentire la granularità, sentirne l'odore della sabbia o dell'erba, sentire il calore del sole direttamente sul volto, sentire la brezza, sentire la pioggia. Sono tutte sensazioni che nell'arco di pochi mesi si dimenticano perché non abbiamo quello stimolo, per cui è una grandissima gioia veramente primordiale che viene da dentro. Over. Mi chiamo Chiara, cosa vorresti fare nel futuro? Over. Ciao, che bellissima domanda. In futuro vorrei fare l'astronauta, e tu? Over. Sull'ISS, over. Ciao Luca, no. Che bella domanda. Sull'ISS noi mangiamo tantissime cose diverse, perché abbiamo tanta varietà di cibo che portiamo dalla Terra. L'unica differenza rispetto a quello che ti prepara la mamma è come il cibo è preparato. Siccome qui non abbiamo una cucina, il cibo deve essere già cotto e noi lo riscaldiamo soltanto, oppure è già pronto da mangiare però senza acqua. Quindi noi aggiungiamo l'acqua, calda o fredda, dopo un po' il cibo diventa normale e lo possiamo mangiare. E abbiamo pasta, carne, pollo, tanti tipi di pesce, tante cose in barattolo, quindi veramente abbiamo un po' di tutto. Over. Buongiorno, sono Leonardo. Che cosa vorresti cambiare dalla stazione spaziale? Over. Ciao Leonardo, io la stazione spaziale la vorrei ancora più grande per poter accogliere ancora più persone, poter fare più scienza, poter fare ancora più tecnologia. E poi mi piacerebbe che ci fosse spazio per avere anche altre astronavi che da qui possano partire e fare esplorazione ancora più lontano. Over. Ciao, sono Idra. Cosa vedi sulla ISS? Over. Ciao Idra, noi adesso abbiamo acqua che continuiamo a riciclare in continuazione, quindi dopo che la beviamo l'acqua si trasforma in urina e noi questa urina la ricicliamo e riciliamo circa il 95% di tutto quello che beviamo. Poi abbiamo la possibilità di aggiungere a quest'acqua vari tipi di sapori, quindi possiamo fare il caffè come quello istantaneo sulla Terra, abbiamo succhi di frutta, abbiamo tanti tipi di tè e così via. Quindi poiché abbiamo a disposizione acqua calda e acqua fredda possiamo bere un po' di tutto. Over. Ciao, sono Omar. Come vi arriva il cibo? Over. Come si arriva a cosa? Non ho capito l'ultima parola. Il cibo. Come ci arriva il cibo? Sì, ci arriva come tutto il resto. Abbiamo circa ogni 6 settimane abbiamo una navetta da trasporto di cargo, quindi senza persone ma semplicemente materiale, che ci porta il cibo, ci porta i vestiari, ci porta gli esperimenti, ci porta l'ossigeno se ne abbiamo bisogno, acqua, tutto quello di cui possiamo aver bisogno arriva con queste astronavi automatiche senza equipaggio, che però poi vengono scaricate e ricaricate da noi a bordo della stazione. Over. Grazie.
grazie a tutti, 623 over. Ciao, grazie. Le nostre domande sono finite e ti ringraziamo per le risposte. Ciao da Torino, Aurora. Ok, forse Luca, non so se hai già spento il tutti, Capuno, Sierra Lima Delta da Torino. Un grosso applauso anche dal nostro planetario di Torino. Ciao, ciao, grazie ancora anche a te. Ok, bene, Claudio. Ok, sono qua, dimmi. Gian Pietro, mi senti? Hai alzato, no? Gian Pietro, mi ascolti? O hanno già messo giù? Io non so. No? Forse stanno cambiando il microfono, quindi per rientrare in conference. Vediamo un po', Gian Pietro, se mi ascolti da Torino, a voi la linea Monza. Non so se... No, però ci sono ancora in linea. Solo salutare anche loro, certo. E i nostri amici di Monza, perché... Ok, Gian Pietro, mi ascolti ancora? Tanto vediamo Casale, se ci siete in linea. Sì, Claudio, ci ascoltiamo, ci siamo. Ok, intanto iniziamo a ringraziare anche voi, anche da parte del Planetario, dalla scuola, tutti i responsabili che hanno organizzato l'evento, a parte appunto il nostro contributo, e... Se volete poi chiudere, noi qui abbiamo terminato le domande, perfettamente tutte 30 sono state fatte a Luca Parmitano. Passo un attimino alla responsabile della scuola che ha portato qui i ragazzi e ha organizzato l'evento a livello scolastico. Grazie, io sono Giorgia, volevo solo ringraziarvi davvero perché grazie al vostro contributo siamo riusciti oggi a sognare, a collegarci con la stazione spaziale, è stato davvero un evento davvero piacevole, fantastico, ci siamo emozionati tutti e vi ringraziamo, senza il vostro lavoro non avremmo potuto farlo, grazie davvero, grazie. Grazie a voi dell'ospitalità, Andrea. Ok, se volete dire ancora qualcosa, Emiliano, perché siete stati coperti dagli applausi, meritati. Sì, volevamo ringraziare davvero anche noi per l'ospitalità, la bella opportunità, è stata una bella giornata, piacevole davvero, sempre a parlare con lo spazio, niente, qui sono con Fabio che ringrazio anche lui davvero di questa bella opportunità. Un buon proseguimento a tutti, grazie. Ok, perfetto, ancora ringrazio. No, non so se verrà su solo Fabio adesso e partirà da Casale per venire qui per lo smontaggio, se vieni anche tu Emiliano ci dirai chi dobbiamo aspettare. Ok, a voi ancora la linea. Sì, Claudio, no, ti confermo che viene solo Fabio, torna su Fabio per darvi una mano. Ok, perfetto. Allora grazie a te Emiliano più di tutto, anche oggi che era una giornata lavorativa hai preso anche tu permessi per poter essere presente a dare una mano a tutti e anche a Fabio. Grazie mille. Allora voi se volete chiudere potete intanto chiudere, non c'è più problema. E vediamo se riusciamo ancora a parlare con Monza, perché purtroppo non è caduta la linea ma non li ascoltiamo più. Vediamo un po', Gian Pietro ci sei? O hanno avuto qualche problema, hanno chiuso. Guardavo se per caso magari aveva detto qualcosa. Anch'io, magari aspetta che provo a chiamarlo. Claudio, se ci ascolti ancora, dallo spazio Gian Pietro, ma non lo sentiamo. Allora salutiamo davvero e chiudiamo. Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao, ciao Emiliano, grazie ancora a voi. Saluto.
Vediamo, sentiamo un attimo Gian Pietro se riusciamo, così ci salutiamo. Ecco, solo per salutarli e ringraziarli. Ciao Gian, noi eravamo ancora collegati perché volevano salutarvi qui i ragazzi e infatti anch'io non riuscivo a sentirti. Se vuoi siamo collegati così ti possiamo mandare l'audio. Okay. Ok, perfetto. Allora niente, grazie a tutti, volevo salutarvi perché avete condiviso questo evento insieme e per tutto meravigliosamente bene. Grazie davvero. Magari si cambiano tra le mail tra di loro. Ok. Ciao. Allora sì, ha detto che hanno dato rompete le righe, tutti i ragazzi, appena è finito il collegamento, allora è per quello che non hanno più potuto salutare. Comunque ha detto che hanno le mail che loro e anche voi vi scriverete sicuramente, quindi... Anche noi volevo ringraziare gli animatori da parte della scuola, grazie davvero. Grazie mille, allora da parte di tutti. Noi dobbiamo ringraziare. Grazie allora da parte mia, grazie da parte di tutti. Collega che ha organizzato tutto quanto davvero da parte nostra della scuola, siete stati fantastici. Se possibile volevamo come planetario ovviamente Sì, grazie Diego perché l'abbiamo tenuto qui fino dopo l'una ieri sera, cioè stanotte, quindi... vieni anche tu Diego, sì. Diego che facciamo con calma, seguite Roberta.